Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. Quest'oggi facciamo un video unboxing relativo ad un termoventilatore ceramico a parete della Zephyr con potenza massima 2000 watt, selezionabile a 1000 o a 2000 watt. È un articolo molto interessante perché è dotato di telecomando, di timer e può essere appeso a parete, anzi loro consigliano proprio di appenderlo a parete. Andiamo a vedere cosa contiene la confezione. C'è il classico libretto di istruzioni ed uso e manutenzione. Il telecomando con la pila già fornita dalla fabbrica e poi il vero e proprio oggetto di nostro interesse e del nostro video, ossia questo bel termoventilatore ceramico della Zephyr. Eccolo qua. Dunque, qua sotto ci sono i tasselli perché può essere, adesso io qui non ho un muro a portata di mano, così viene attaccato a parete, al muro. Quindi è molto buono, io lo consiglio, per metterlo all'interno di un bagno e per scaldare il bagno, perché effettivamente scalda molto, scalda molto. Adesso andiamo ad accenderlo. Classica sciuco. Ha qui anche l'interruttore per accenderlo e per spegnerlo. Qui sopra vedete che lui dice qual è la temperatura che c'è all'interno della stanza, quella che lui percepisce. Adesso lo andiamo ad accendere, semplicissimo, col telecomando. Questa, il telecomando. Adesso lui è partito in funzione ventilazione, perché fa anche funzione ventilazione. Poi, qui vedete, ci sono i simboli. Se voi lo spingete un'altra volta, adesso è entrato in funzione riscaldamento a 1000 watt. Potete mettere il timer, cioè programmarlo fino ad un massimo di 8 ore. Con quest'altro alzate o abbassate la temperatura che volete impostare all'interno della stanza, massimo è 25 gradi, e quando arriva alla temperatura che avete impostato, lui adesso segna 12, quando segnerà la temperatura impostata, rileverà la temperatura impostata, si spegnerà automaticamente. L'unica cosa che devo sottolineare è la rumorosità, che però hanno un po' tutti i termoventilatori, è abbastanza rumoroso, e il filo lo trovo corto, infatti è lungo solamente un metro. Poi altro appunto che devo fare a questa macchina è che può essere comandata esclusivamente con il telecomando in dotazione, infatti non ha tasti per poterlo comandare senza il relativo telecomando. Questa è un'altra pecca. Comunque è una macchina secondo me interessante, da prendere in considerazione invece dei soliti caldo bagno da terra. Questo lo appendete a parete e avete il bagno caldo anche a distanza. Se avete caldo lo accendete, lo spegnete, oppure impostate la temperatura che volete e una volta arrivato si ferma. Quindi lo trovo un apparecchio abbastanza interessante e non costa neanche tanto. Si può trovare nelle offerte all'incirca in un range di prezzo che va dai 30 ai 40 euro. Adesso lo spegniamo e vedete, lui impiega 30 secondi prima di spegnersi perché chiaramente raffredda
tutto l'apparecchio. Mentre si sta spegnendo, mi raccomando, lasciatelo spegnere, non staccate la corrente nel momento in cui lui sta facendo questo conto alla rovescia. Adesso aspettiamo. Ed ecco qua, si è spento. A questo punto voi potete spegnerlo da qua, perché ha questo interruttore, quindi senza bisogno di staccare la spina. Infatti vedete il LED che prima era acceso della temperatura, adesso è spento. Quindi questo voi lo attaccate così a parete, al muro, in bagno, questo principalmente in bagno, ma anche, diciamo, se avete un piccolo laboratorio dove vi recate per coltivare i vostri hobby, lo trovo un apparecchio interessante. Questo era l'unboxing relativo a questo termoventilatore Zephyr. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno, a lasciare un like, a commentare questo video e a condividerlo. Grazie per avermi seguito e ai prossimi video!